è quasi motivo ho dato la posso eseguire, quello non è in menace, quello è in carità per te, ogni cosa in rovescio, ogni cosa. No, io non ho nessuna voglia di collaborare. Ma collaborano sì. Mi porterà. Mi ha pedeggiato per la porta di siete voi che ci state facendo ridere. Padre, vuole che l'ambulanza? L'ambulanza, sente male padre? Sente male? Potete lasciare il padre che sta facendo ridere. Chiamiamo l'ambulanza. Stava pregando. Stava pregando. Stanno portando di forza nella macchina speciale. Perché stava pregando? Hanno caricato un frate. Neanche nella seconda guerra mondiale. Siamo qui con Fra Alexis, che è un frate eremita francescano, e poi ci spiegherà meglio in che senso, perché è un po' particolare, diciamo che lui non è un sacerdote, mi ha detto, però ha preso i voti privati e ha sposato la vita dei frati francescani, insomma segue l'esempio, insomma, San Francesco. Ora io sono qui con lui perché? Perché è successo un fatto che è estremamente grave. Allora, frate Alexis dal 26 gennaio 2020 ha iniziato a andare presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma, che voglio ricordare è il primo e più importante tempio mariano della storia, tempio, scusate, chiesa, santuario mariano della storia, e lì dice delle preghiere, verso mezzanotte sta una mezz'oretta e prega tutte le sere. Cosa è successo? Che ieri sera sono intervenute le forze dell'ordine e poi spiegheremo meglio, comunque lo hanno portato in caserma, interrompendo peraltro proprio la preghiera. Allora, Fra Alexis, tanto benvenuto, come stai? Non sono stato bene, ho molto dolore del maltrattamento che la polizia ha fatto a me. Allora, per prima cosa ti chiedo, se vuoi chiarire il fatto, insomma, che tipo di frate sei, insomma. Okay. Sono un eremita francescano di voti privati, ho fatto frati con i frati francescani della Immacolata alla Casa Lucense nel 1993, sono stato loro fino al 96, quando ho chiesto permesso di vivere la vita più stretta, mi ha dato permesso di farlo fuori la comunità. E sono vissuto con voti privati tutti questi anni, sempre con il consenso sia scritto sia tacito dei vescovi locali. Sono venuto a Roma nel 2011 e nel 2012 Papa Benedetto mi ha dato consenso tacito di vivere qui come eremita e faccio un apostolato nei ormi di San Massimiliano Colbi di giornalistica pubblico from rom.info. Va bene, senti, il so che è banale chiederlo, ma perché tutte le sere a mezzanotte dal 26 gennaio 2020 tu vai a Santa Maria Maggiore a pregare? In 1822 la beata Anna Caterina Emmerich aveva una visione mistica in cui ha visto un tempo futuro della Chiesa in cui a Roma ci saranno due papi, uno buono e silenzioso in una piccola casa che senza il coraggio di parlare e un altro cattivo che faceva una nuova religione globalista e piena di idolatria. E in questa visione la Madonna ha promesso ai Romani la salvezza della Chiesa Cattolica e della città se vengono a mezzanotte e pregare i Padri Nostri con bracci estesi. Quindi il 26 di gennaio 2020 qualcuno mi ha spiegato questa devozione e mi ha suggerito di farlo. Ha detto, io sono molto devoto alla Madonna e ho detto, ah, è facile di farlo, lo farò. Ok. Normalmente tu queste preghiere le fai da solo, le sempre fatte da solo? Normalmente faccio da solo, ma persone vengono di diverse parti del mondo, della città, di Italia, dal febbraio 2020 fino a dicembre 2020 ho fatto in dirette, ho pubblicato su YouTube ogni notte questa cosa, quindi è un fatto manifesto pubblico nella città che faccio questa devozione.
Ok, quindi ogni tanto diciamo che si aggiunge qualche persona alla tua preghiera. Sì. Ma non si parla di qualche persona, 4-5, si parla di 100 persone, tanto per capire. Spesso è soltanto uno, qualche volta in estate c'è stato più, 3-4 ogni notte, okay. E una volta è stato anche 20. Ma comunque si parla di poche persone. Sì. Ieri sera eravate in quanti? 8. 8 persone, stavate pregando e improvvisamente preghiera stavate facendo quando sono arrivate le forze dell'ordine. Quindi il parte centrale della preghiera è il dire di 77 Padre Nostro, perché preghiamo con la Madonna al Dio Padre per la salvezza della città. È 12:20. È venuta una pattuglia della polizia municipale, sono scesi dalla loro macchina, ha cominciato di gridare a noi stessi. Ma scusami, ma non si può ragazzi in diretta, siamo veramente pesante, eh? Questo mi viene a rubare il permesso, questo va proprio in diretta. Scusate, perché qui le cose mi hanno chiamato per fare questa intervista, gli altri vengono dietro e vanno in diretta e si sfruttano la mia intervista sui loro canali, questo non va bene. Allora, scusami fra le cose, sì, sempre sì. Niente, però qui le cose vorrei fare. Quindi a 12:20 è venuta una pattuglia della polizia municipale, sono scese dall'Ormaca, ha cominciato di interrompere la nostra preghiera. Non so precisamente quando sono venuti perché sono arrivati alle mie spalle, ma ha cominciato di gridare a alta voce: mette la mascherina, dove c'è la mascherina? Stavamo pregando il Padre Nostro in un senso coro, cioè io faccio la prima parte e tutti i resti faccio gli altri, ora è ogni 11 Padre Nostro cambiamo chi guida. Quindi la cosa. Lei mi sta dicendo, tu mi stai dicendo che ieri sera, mentre 8 persone davanti a Santa Maria Maggiore stavano pregando il Padre Nostro, sì, cosa è successo? Sono arrivata la polizia municipale, cosa ha fatto? Vi ha chiesto gentilmente i documenti, cosa è successo? Hanno cominciato di gridare, mette la mascherina, siamo stati a distanza sociale, perché in questa preghiera si prega con i bracci estesi. Quindi è un'assurdità di interrompere la preghiera. Stavamo quasi al termine della cosa, quindi molti di noi hanno continuato a pregare l'uno dopo l'altro e sono stati chiesti loro da commenti e sono stati ordinati di separarsi da noi non hanno pregato più, in quanto capisco. Quindi vi hanno interrotto nella preghiera e sì, hanno identificato tutti. Voi eravate tutti senza mascherina e però a distanziamento sociale all'aperto. Sì, sì, perché siamo a sala all'aperto, sì. Ecco, ma io, a me devo dire, insomma, appare, non posso dire ridicolo perché è una cosa seria, ma bizzarro dire poco, no? Con tutta la delinquenza che c'è a Roma, che viviamo ogni giorno, e la polizia municipale invece di essere impegnata a contrastarla, cosa fa? Va davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore perché qualche persona sta pregando. Questo, stiamo andando oltre l'assurdità. Ecco. Questa non è assolutamente democrazia, anche perché qui in Italia ci sono dei diritti costituzionali che permettono di circolare, c'è la libertà personale di movimento. E sappiamo bene che spesso e volentieri queste multe che vengono elevate poi vengono di fatto cancellate una volta che uno poi fa ricorso, perché non si possono impedire certe cose. Allora, quindi succede questo, io riassumo un attimino perché mi hai spiegato, quindi vengono e ti chiedono di identificarti, e lì succede di tutto. Sì, così è piaciuto, perché non volevo che identificarmi, voleva un documento italiano. Tu avevi però un passaporto americano, sì. Tu hai un passaporto americano, sì. Non hai un documento, non avevi con te quel documento italiano. Però tu non gli hai consegnato il documento, non gli hai detto c'ho il documento americano, lui ti ha chiesto il documento italiano, tu non dici non ho un documento italiano. Hanno espressamente dichiarato che soltanto un documento italiano vale per identificarmi. Questo non è vero, perché io non so, io non c'ero, non ero presente, ovviamente sei tu che io raccolgo la tua dichiarazione, qualsiasi documento. Se è un documento di un cittadino americano è sempre un documento di riconoscimento. Quindi loro cosa ti hanno contestato? Ti hanno chiesto un documento, tu non gliel'hai dato, e cosa ti hanno detto? Erano irragionevoli secondo il mio punto di vista, perché dopo citando tutte le leggi hanno continuato di replicare tutto l'argomento per 6 ore. 6 ore hanno fatto lo stesso argomento, tu devi identificarti.
tu devi identificarti non tramite dichiarazioni di quelli intorno, non tramite la nostra cercare nell'archivio nostro per la sua foto, non tramite semplicemente darci le generalità, ma con un documento italiano. Io sono cittadino italiano ex Iuris Sanguinis. Avevo un documento italiano, il passaporto italiano, è stato smarrito in novembre, ha dichiarato lo smarrimento in dicembre e ho chiesto un nuovo passaporto. Stavo aspettando, riceve il nostro passaporto. Quindi tu avevi comunque un passaporto italiano che poi è smarrito e hai fatto denuncia. Però la domanda è, spieghiamo cosa è successo, perché allora tu praticamente loro a un certo punto cosa hanno fatto? Mi sono gli altri documenti, ti hanno arrestato? Mi hanno minacciato con portarmi con forza fisica a loro caserma per identificarmi. Sì. Poi mi hai raccontato, tu hai fatto una resistenza passiva, gli hai detto che... Quindi ho spiegato loro, essendo che stanno facendo un oltraggio alla Costituzione, perché ho diritto di religione, diritto di spostamento, diritto di libera espressione, e che loro non vogliono neanche ammettere che senza un stato di guerra sul suolo italiano, un decreto fondato su un presunto emergenza sanitaria, non esiste nell'ordinamento italiano, che quindi ogni cosa che facevano è illecito, è un reato contro i miei diritti costituzionali, perché il Tribunale di prima istanza a Reggio Emilia ha dichiarato che questo non è soltanto illecito costituzionale, è un reato di imporre questi controlli su un cittadino. Quindi a quel momento ho spiegato che è contro la mia coscienza di prestare collaborazione attiva e presterà soltanto resistenza passiva. Okay. Quindi poi dopo un po' mi hai spiegato che hanno preso? Due di loro mi hanno preso uno da questo braccio dell'altro braccio per portarmi in una macchina della polizia. Per arrestarti quindi? Loro insisteva che il resto non è stato la parola giusta, che questo è stato un fermo. Un fermo, va bene. E ti sono riusciti a metterti in macchina, tu ti spieghiamolo, quindi resistenza passiva, ti sei messo a peso morto. Sì. Sei una persona che pesa 100 kg. Ecco, 100 kg, in due non ce l'hanno fatta evidentemente. No, infatti vi ho avvisato prima di non provare di fare senza 5 uomini, perché sono pesante e so che è impossibile fisicamente mettere un uomo di mio peso in una macchina. Comunque tu eri a peso morto, hanno provato comunque a caricarti in macchina, sì, a un certo punto sei caduto. Hanno provato di buttarmi nella macchina, ovviamente è impossibile due uomini il mio peso, quindi il quale con il mio braccio destro, che era accanto alla porta aperta della macchina, ha torquato, non so come dire, ha mosso il mio braccio in una mozione non naturale, dandomi grandissimi dolori, perché anni fa ho dislocato il mio spallo. Quindi sei caduto spallo. A terra, peso morto. Dopo il mio grido mi hanno fatto cadere sul solaio sulla mia faccia. Ok, e tu facendo resistenza passiva ti sei restato in quella posizione? Sì, sì. Per quanto sì. Tempo? Non so quanto lungo, forse 30 minuti. Ok. E poi è intervenuta l'ambulanza perché tu sei lamentato? Io stavo in questa posizione sbagliato, con il mio braccio in una posizione non naturale, stavo perdendo sensazione nella mia mano destra, quindi ho chiesto assistenza medica, è venuta un'ambulanza. E questa ambulanza, gli infermieri mi hanno messo sopra una barella. E volevano portarti all'ospedale. Ah, un ospedale. Quindi a quel punto avevo paura, perché a quale ospedale? E loro hanno detto quasi, forse sarebbe Umberto I. Okay. E mi hanno chiesto di mettere la mascherina. Ha detto, no, è contro la mia religione mettere la mascherina. Io credo in Dio creatore, fonte di vita. Non ho portato mai una mascherina per tutti questi mesi e sono in buona salute. Quindi sei rifiutato di mettere la mascherina e entrare in ospedale, quindi loro a quel punto lì cosa hanno detto? È impossibile andare all'ospedale senza mascherina, quindi abbiamo fatto un accordo che non vado all'ospedale, quindi sono sceso dalla barella e sono stato in piedi con il mio braccio destro molto dolore in una posizione inchinato così, perché era doloroso per me di stare dritto. E poi dopo un po' ti hanno portato in caserma? No, a quel punto ho chiesto alla polizia permesso di muovermi, perché non voleva che qualsiasi momento sarebbe visto come resistenza. E mi hanno lasciato distraermi sulla terra perché era meno doloroso in quella posizione.
Mi hanno lasciato un'altra ora e mezza o due ore sulla terra così, litigando con me di nuovo, chiedendomi tutte le cose dal capo. È venuto il loro capo, perché ho chiesto che loro fa venire un capo della loro caserma, e lui non ha risolto niente, eccetto di, al fine di questo, chiede due altri di portarmi in una macchina. Ho detto di nuovo, ti devi dire cinque uomini, hanno provato di nuovo lo stesso movimento e hanno fatemi cadere sulla terra con il mio capo parzialmente sotto la loro macchina. E sei rimasto in questa posizione? Per un'altra ora e mezzo, due ore, sì. Senti, tu hai chiesto, prima mi dicevi che da quella posizione, nel dolore, in tutta la situazione che comunque era brutta, eccetera, tu eri confortato perché anche da per terra riuscivi a vedere l'immagine della Madonna, sì, proprio, questo ti aiutava. Sì, quella seconda posizione era proprio una consolazione, perché la facciata della basilica illuminata si vede bene la Madonna con il bambino Gesù. E tu insomma in questa situazione ti sei aggrappato un po' a questa immagine, ti dava serenità, no? Sì, sì, grandissimo. Quello che stavi facendo. Sì. E cosa è successo? Tre volte hanno bloccato la mia visione della Madonna. In che modo? Sono messi davanti per non fartela vedere? Precisamente in quella posizione dove posso vederla. E ho chiesto... Ma lo hanno fatto apposta? Io credo di sì, perché... Gli hai chiesto, voglio vedere lei, che vi spostate, voglio, sto guardando... Ho chiesto due volte che spostano per lasciare, hanno rifiutato. Quindi è stata quasi una cosa volontaria di impedirti? Era una persecuzione religiosa, diretta. Questa è una cosa molto grave. E, bene, bene niente, ma ti hanno minacciato di farti un TSO per caso? Sì, è cominciato così. Un poliziotto ha detto, secondo me la risoluzione di questo problema sarebbe un TSO. E un altro ha cominciato a dire, possiamo, tu puoi essere sotto un TSO per questo, perché sei irragionevole. Un terzo ha suggerito di far venire un medico per cominciare il processo legale di un TSO. Quindi addirittura siamo arrivati a questo. Questo perché facevi il Padre Pregavi, il Padre Nostro, dopo mezzanotte davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore insieme ad altre otto persone, ma erano dei latitanti queste otto persone, sono dei criminali internazionali. No, uno è laureato in studi medievali, l'altro è antropologo, sono tutti quindi bravi persone. Quindi persone censurate, tranquillissime, sì, sì, sì. Bene. No, perché io ho letto l'articolo oggi, no? Che hanno scritto, e io sono rimasto esterrefatto perché c'era scritto che un americano di tot anni è stato insieme ad altre persone perché facevano assembramento, gli hanno dato 5.000 euro di multa in tutto. Allora io mi sono immaginato dei ragazzi che facevano la movida, che ne so, che stavano facendo chissà cosa. E non è un bel modo di riportare le cose, secondo me. Comunque, detto questo, se ti hanno portato in caserma, quanto ti hanno trattenuto in caserma? Non so quanto lungo, mi pare sono arrivato verso 5 e mezzo o 6 nella mattinata. E sei stato, poi ti hanno fatto uscire verso 7 e mezza, giusto? Sì. Tu parli abbastanza bene italiano, ma pur sempre sei americano. Hai avuto la possibilità di avere un interprete, di chiamare un avvocato? Non mi hanno offerto un interprete e non mi hanno offerto di avere assistenza legale. Ok. E in tutto questo, alla fine, ti hanno, immagino, perquisito? Sì, quando mi hanno messo in questa piccola stanza 2 metri a 2 metri, mi hanno perquisito la mia gamba sinistra e ha trovato nella mia tasca il mio passaporto americano. Passaporto americano, allora a quel punto ti hanno identificato? No, secondo loro non è stato sufficiente, mi hanno sottomesso a un esame elettronico per prendere la forma della mia testa, gli impronti dei miei dita e delle palme. Ma ti hanno schedato? E guarda, dentro questo passaporto era una cosa che ho messo là mesi fa e ho dimenticato, cioè una fotocopia del mio previo passaporto italiano per identificarmi. Anche con quel documento ha fatto questo controllo elettronico su di me. Va bene, io direi che abbiamo detto tutto. Tu peraltro mi dicevi che non ti hanno consegnato nessun documento, alla fine quando ti hanno rilasciato ti hanno chiesto di firmare i documenti, tu ti sei rifiutato, ma non te li hanno consegnati? Quando non hanno letto ciò che è sulle carte, non aveva i miei occhiali, quindi non potevo leggerlo. Mi hanno offerto di fare una dichiarazione, non avevo intenzione di fare nessuna dichiarazione, mi ha chiesto di firmarli e non posso firmare un documento che non posso leggere, e così mi hanno spiegato che forse vi verranno una avvocatessa nominata dai miei amici.
Ok, ovviamente quanto ci ha riferito Don Alexis è insomma la sua versione, quindi se qualcuno vuole avere un diritto di replicare, insomma noi siamo a disposizione di tutti, devo però sottolineare che ci sono dei video dell'accaduto, che ci sono dei testimoni. Fra Alexis, ti faccio una domanda prima di salutarti. Sì. Dopo quello che è successo, come ti senti? Ci andrai ancora a pregare Santa Maria Maggiore? Forse quella risposta non è prudente di fare, ma io, un servo della Madonna, e faccio sempre la mia religione. Io posso capire che tutto questo potrebbe succedere a Mecca, ma a Roma, il centro del cattolicesimo, di dire il Padre Nostro è un reato, non lo credo. No, beh, poi dopo io aggiungerei che per un uomo di Dio, ecco, un uomo di Dio dovrebbe sentirsi protetto da Dio, ecco, sì. Dico solo questo. Va bene, Fra Alex, ti ringrazio molto e teniamoci aggiornati per qualsiasi, insomma, pace e bene. Va bene?